Amici di Mondo Futsal, appassionati di calcio a 5, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il calcio a 5 giocato e con Lanzio Lavinio che torna tra le mura di casa, il centro sportivo La Coccinella, per affrontare questa sera lo Spes Montesacro, la seconda giornata del girone di ritorno. Signor De Filippis De Latina dirige questo confronto, parte in questi istanti, finisce tra le mani di Maglione, subito in avanti per Di Lorenzo, c'è la possibilità, il tiro, palla che lambisce il palo, rimessa in gioco per Lanzio Lavinio con Ruzza per Di Lorenzo, Ruzza ci prova, Aiello si accentra, carica il tiro, stanno effettuando la fase di riscaldamento, qualche soluzione in più, intanto Aiello recupera palla, se ne va verso la porta e mette il pallone in fondo alla rete, c'è il vantaggio, l'1-0 segnato da Giulia Aiello, ad Aiello che tocca per Di Lorenzo, va a caricare il tiro, cerca di pescare l'angolo alto, Mastro Francesco, Aiello apre per Mastro Francesco, se ne va, poi prova il sombrero, c'è il gol da parte di Mastro Francesco Marzia, c'è il raddoppio per Lanzio Lavinio, invece Maglione che apre subito per Aiello, lo scambio con Todisco, se ne va Aiello, prova a salire Coletta, la fiondata dalla distanza da parte di Aiello, ci prova Coletta adesso al centro, fa buona guardia, ma Aiello, c'è il gol, il raddoppio personale, la doppietta personale da parte di Piccinni, Coccia, sale Mastro Francesco che recupera un ottimo pallone, Aiello in mezzo, c'è Coletta, Mantese però va a dare disturbo, Aiello verso Mastro Francesco, la palla depositata in rete, c'è il quarto gol, va a dare disturbo Mantese, ma Coccia continua a insistere, poi c'è il tiro, lo Spes Montesacro, Di Lorenzo apre ad Aiello, trattiene il pallone, la mette in mezzo da posizione impossibile, a questo punto c'è il gol di Giulia Aiello, la posizione alzi anche Di Lorenzo, batte Coletta per Aiello, non trattenuto da Piccinni, c'è il gol di Giulia Aiello, ancora batte subito Coletta per Aiello che carica il tiro, la fiondata, c'è il gol da parte di Giulia Aiello, Mantese gli fa soffiare il pallone bevilacqua che se ne va da sola, ma c'è la parata da parte di Maglione, Todisco, Mastro Francesco, c'è Piccinni, Aiello, Mastro Francesco, lo scambio tra le due e c'è il gol di Giulia Aiello, Aiello la finta con il corpo, lo scambio con Ruzza, poi allontana Marco Meni, recupera, lo soffia il pallone a Mastro Francesco, se ne va Marco Meni e deposita la palla in rete per il gol del Spes Montesacro, Maglione, arriva il triplice fischio finale, Atletico Lanzio Lavinio batte Spes Montesacro 8-1.